Ciao ragazzi e benvenuti in questa nuova puntata di Contatori del Tempo, un episodio dedicato ai vostri video. E allora, eccoci qua come ogni tanto capita, no? Di mostrare le vostre collezioni di orologi in un video intero e poi ci commentiamo qua sotto, io qua e voi sotto. E commentiamo i vostri orologi, i simpatici segnatempo che ci proponete, come fare, lo sapete, un video in orizzontale, massimo 7-8 minuti, insomma, che siate spigliati, concisi, una roba del genere. No, poi me ne inviate il link, lo caricate su wetransfer.com e mi inviate il link e io lo scarico e poi lo guardiamo, come facciamo oggi. Ora, prima di guardarli, tutti belli, tutti bravi, vi devo ricordare il quinto Watch Meeting, ossia il quinto raduno del canale, che si terrà domenica 12 maggio a Viareggio, presso la concessionaria Pasquale Domenici, nella zona pedonale antistante. È un raduno nel quale parteciperete voi, amici del canale, io e l'amico Piero e il buon Giacomo, per discutere di orologi. Poi potete andare dentro al negozio, provare gli orologi che vi pare, vedere le novità che ci sono e incontrerete anche i rappresentanti di Vulcain, Oris, Longines e Orologi Calamai. Ci sarà anche l'amico Umberto Pellizzari a fare da testimonial per Oris e quindi ci divertiremo tutti assieme. Poi magari giro anche un video, quindi chi vuole comparire nel video è bene accetto. Vi aspetto domenica 12 maggio ore 15 a Viareggio. Detto questo, vi mostro l'orologio del giorno che oggi è questo simpaticissimo Mido Ocean Star GMT Shark. Un orologino che con questo cinturino nato blu con le righine bianche, è già presagio d'estate. Speriamo che arrivi presto l'estate. Questo qua al mare con i suoi 200 metri di impermeabilità fa la sua porca figura. Mi dice anche l'orario GMT, quindi sono contento e chi più ne ha più ne metta. Adesso diamo un'occhiatella ai vostri videini. La barra spaziatrice pronta ad essere insultata e noi la insultiamo subito con l'indice. Fuoco alle polveri. Ciao Davide, sono Giancarlo, Ciao. ti avevo già mandato un video prima di Natale che avevi apprezzato per la qualità del video e degli orologi, ma io mi sono Dici? rivisto e mi sono rivisto un po' troppo serio, rigido, quasi Ah. serioso per un argomento che, seppur interessante e a volte costoso, è pur sempre un passatempo, una Ma sì. mania, un hobby. Quindi mi sono Certo. detto quasi quasi mando un altro video per alleggerire un po', magari Vai. perdendo pretesto la presentazione della parte più scrausa della collezione, quindi Scrausa. ci provo e vado. Vai, facci vedere cosa c'hai. Oh, ma. Fossil al quarzo, ce l'ho da 20-25 anni, non ricordo più. Dai, non è così brutto, forse all'epoca, almeno dal punto di vista estetico, ci mettevano un pochettino più di impegno. Gli ultimi che ho visto nelle vetrine dei centri commerciali effettivamente sono piuttosto inguardabili. No, non è bruttissimo, dai, è un fossilino. Mi fa specie come tu sia riuscito a tenerlo 20-25 anni, cioè perché dopo un pochino uno cerca di liberarsi di queste, no? Lui ti sta attaccato, cerca di starti attaccato al polso in tutti i modi, si divincola, ma prima o poi riesci a liberartene e a buttarlo nella pattumiera, no? In questo caso invece 20-25 anni è rimasto con te, silente, dormiente, in attesa di vedere la luce in un video come questo e farlo vedere a 10.000 persone così di botta. Visto, ha vinto lui. Potevi liberartene prima. Due classici, Belli questi. una racchetta 24 ore e un Casio che ho comprato perché mi ricorda quando avevo 20 Non sono mica scrausi questi, dai. anni. Non può 5-5. mancare un Secchino Seiko 5. 5 blu Mettici il perché cinturino. era quello che mi piaceva di più. Un Paraponzi ponzi pu. orologino vintage da 10 euro comprato al Ah, mercatino, l'ho ci sta comprato 10. solo perché mi piace il quadrante, in realtà l'orologio non funziona e non funzionerà mai, ma io Come qualche volta funziona? lo indosso comunque perché, ripeto, mi piace il quadrante, tanto per l'orario c'è il telefono oramai. Qualche volta lo indosso, mia moglie dice che non sono a posto, ma io lo indosso lo stesso. Cioè, fammi capire, un orologio non funzionante lo indossi e ci vai in giro tranquillamente, poi guardi l'orario sullo smartphone. In effetti la signora non è che ha tutti i torti, ma piuttosto se veramente. Se devi fare il matto, fallo fino in fondo, no? Su un polso ti metti un orologio che funziona decente e su quell'altro questo per vedere come sta, come fosse un bracciale, no? Almeno, cioè, l'utile al dilettevole. Non togli tempo a un orologio che ti piace e ne indossi due.
Poi le persone ti chiederanno: ma questo qua com'è? Questo qua non funziona, perché lo indossi? Perché mi fatti gli affari tuoi, gli rispondi, capito? Track, è un trucco. Questo è un orologio da Così. tasca che ho trasformato in un elemento d'arredo, credo sia fine 800 perché si ricarica con la sua chiavetta. Nella libreria ci sta bene. Bravo, bel lavoretto. Questo invece è un altro orologio da tasca, Omega. Ce l'avevo anch'io, Questo uguale. funziona. L'ho Uguale, uguale. messo in questa scatoletta Omega che ho comprato alla recente manifestazione di orologico a Pessano con Bornago. Ci Bravo. sta bene, mi sembra ci stia come un pisello nel suo bacello, come dicevano Staglioli ormai parecchi anni fa, se qualcuno se lo ricorda. E ora, se me lo consente, una variazione sul tema, pur rimanendo in tema di Vai? orologi. Che è? Un orologio da parete stile navale a carica molla, A sia per la mollo. suoneria che per il funzionamento. Carino questo. Un Pendolo. bel pendolo anni 50 lasciatomi da papà. Bravo, simpatico. Un altro pendolo che ti mostro solo in foto perché ce l'ho appeso da un'altra parte. In Vabbè. realtà l'ho fatto revisionare, in realtà l'ho salvato perché l'ho recuperato da una signora che lo voleva portare in discarica, ora funziona perfettamente. È uno Jungens fine anni 20, inizio anni 30, con la Mamma sua mia. chiavetta originale marchiata Jungens. Penso che sia uno di quegli orologi fabbricati nella fabbrica Jungens della Giudecca a Esatto, esatto. Venezia. Bravo, bravo, bravo. Questa qua anche è una mezza botta di cubo, come si suol dire, no? La signora che voleva buttarlo via, no, lo prendo io. Uno Jungans degli anni 20. Come dici te, Jungans aveva un distaccamento alla Giudecca a Venezia, praticamente, dove facevano gli orologi, che poi durante la Seconda Guerra Mondiale si è trasformato in uno stabilimento per realizzare le spolette per le bombe, o addirittura le bombe, una roba del genere. Jungans degli anni 20. Mamma mia, bravo. Perché ho trovato addirittura su internet il catalogo dell'epoca degli anni 30 che veniva commercializzato sotto il marchio Marca Stella. Una bella storia molto interessante che ho ricostruito, mi è piaciuto molto e che rischiava di finire in discarica. Roba Pensate, da matti. bravo. Allora, l'orologio più antico della Ah, a collezione, clessidra. Bravo. una bella clessidra, più antico di questo non c'è niente. Ma sei spiritoso, però. In realtà nel precedente video mi avevi definito vintagista, in realtà lo ammetto, lo confesso, sono un inguaribile vintagista, mi piacciono, sono un appassionato degli orologi tra gli anni 40, 50 e 60 con qualche puntatina negli anni 70, mi piacerebbe un Diver Ultra Crown della Longines, ma sia quello nuovo che quelli vintage sono piuttosto costosi, per cui penso che ripiegherò su un tissu antimagnetic. Se ne trovo uno che mi piace, magari anni 40, perché primo non ho un Tissot in collezione e secondo perché Tissot all'epoca, negli anni 30, fu la casa che brevettò il sistema antimagnetico per contrastare gli effetti negativi che i nuovi apparecchi elettrici che cominciavano a entrare nelle case davano sul funzionamento degli orologi. Boh, spero di essere riuscito ad alleggerire un po' il tono del Ma video, ho sì, parlato forse troppo, ma credo di essere rimasto nei limiti ma dei sì. A minuti consentiti. Un saluto a te e a tutti e a presto. Ciao. presto, ciao ciao. Ma sì, ce ne fossero di persone simpatiche, no? Affabili, quale sei te? Ma certo, benissimo. Beh, bella, ci hai presentato un aspetto differente del collezionismo, anche con le pendole, con gli elementi di arredo. Tutto simpatico. Guarda, te mi dici vintagista, Tissot antimagnetic. Anch'io per un periodo, prima di decidere di collezionare i Longines Vintage, mi sono lanciato un pochino nei tissot. Anche perché numero uno ce ne sono tanti e costano anche un po' meno i tissot vintage. Boh, quando si va negli anni 40-50, sì. Però di tissot, per esempio, degli anni 70, se ne trovano tantissimi anche NOS, veramente c'è un bel sottobosco dal quale attingere. Quindi. Avevo iniziato, poi dopo ho preferito fare Longines, che mi è sempre più rimasta, mi rimane nel cuore Longines, mi piace di più. Però anche Tissot, beh, un giorno magari potrò ampliare, iniziare a fare anche Tissot, Longines, Tissot, poi magari anche Zenith, magari Omega, Vintage, una sbrancata di orologi vintage che poi non indosserai mai, solo per il gusto di sdraiarti sul divano nudo, spegnere la luce e ricoprirti di orologi.
Queste sono veramente le malattie mentali che ci portiamo dietro. D'altronde ognuno ha i propri vizi, no? Posso farlo e lo faccio. Prossimo video. Ciao Davide, Ciao, mi chiamo Giorgio, ho Giorgio. 47 anni e Bravo. fino a qualche mese fa probabilmente non avevo mai indossato un orologio. Ora mi Addirittura. sono, anche grazie ai tuoi video, mi sono appassionato e ho iniziato una piccola collezione che vado a mostrarti. Fammi a mostrare. All'inizio un po' il dubbio era, siccome il budget era un po' limitato, di prendere un orologio unico, un solo orologio un po' più blasonato, diciamo così, oppure con lo stesso prezzo prenderne 12. Alla fine ne ho acquistati 12 perché mi piace cambiarli e soprattutto anche perché comunque in questo modo ho avuto modo anche di sbagliare, ci sono tanti errori che sicuramente oggi non rifarei, però considerando. Però, cioè, quello che non capisco è proprio veramente partire con quel presupposto, no? Significa avere un budget X e decidere di prendere tanti orologi con quel budget X. Non è che uno, come spesso capita, ha i soldi per prendere un orologio da 500 o da 1000 e lo prende per forza, non è che parte, no, quello. Poi dopo un po' ha di nuovo a disposizione qualcosina, ne prende un altro. Allora si trova con 12 orologi da 1000 euro e perché ci è arrivato per facendo un percorso. Ma non a priori che ha 12.000 e dice, oh, ne prendo anzi uno da 12 o 12 da 1. È veramente strana come cosa, eh. Prima volta che lo sento dire, però contento te. Guardiamo cosa hai preso almeno. Cioè, ma, boh. Partiamo da due Casio, quindi partiamo un po' male. No, a parte gli scherzi, sono due. Se sei partito che c'avevi un budget gigante e poi mi inizi a prendere questi qua così, allora ti dico, ma allora non hai capito una minchia, cioè, questi qua sono orologi che si possono prendere, che vanno presi, che fai bene ad avere, ma nel momento in cui ti capita l'occasione di volere qualcosa di particolare, di poco costoso per utilizzare, no, oppure per provare come è fatto, ma se parti con l'idea di prima e poi dici, va bene, allora un pochino li spendo qua. È un pochino di spendo qua, no, quelli utilizzali anzi per andare oltre, no? Sono due quarzi, due giocattolini, diciamo così, che comunque Giocattolini, no, dai. esteticamente mi piacevano Certo. e è stato un po' uno dei primi acquisti, ovviamente Va bene. al quarzo. Stessa cosa vale per questo Timex Expedition che sicuramente conosci, Certo. è un Ce field l'ho. watch super economico col cinturino in nylon. E anche questo, diciamo, un orologio senza grandi Ce l'ho pretese. anch'io, uguale, uguale. Cose un po' più serie, È caduto. Orient Bambino, magari un po' scontato, però è uno di quelli che più mi ha entusiasmato per il suo stile comunque classico, le lancette blu sul quadrante panna. È un orologio veramente che mi piace molto Certo, indossare. bello. Sempre un Orient, anche questo grande cavallo di battaglia, forse uno dei Bello miei questo. preferiti è il Kamazu col quadrante Amarena, orologio davvero dal rapporto qualità-prezzo indiscutibile che fa davvero la sua La sua figura, figura. mi piace un sacco, forse il bracciale non è proprio all'altezza, però per il resto, Coronavite, Petro Zaffiro, davvero, davvero un bel orologio, secondo Concordolo. me. Andiamo su due Seiko. Il primo è un Seiko 5, Bello al questo. quale ho cambiato il cinturino perché il bracciale originale è davvero misero. Ho messo questo, però non lo so, No, no, non mi convince sta appieno. benissimo. Magari cosa ne Sta pensi? benissimo. Alternative, forse il colore che ha sbagliato, non No, lo so. sta benissimo. Sta benissimo così. Io di solito ci metto il testa di moro scuro, no? Perché sono fissato con quel colore lì. Ma così chiaro, no? Questo nocciola, oh, sta benissimo. Sembra un orologio di fascia superiore. Che tra l'altro ti volevo dire, con un Kamazo e un Seiko 5 così, stai andando bene, nel senso, magari potevi evitare di prendere quei due Casio al quarzo, no? O il Timex. Cioè, quelle spese lì, una volta che hai un Kamazo e un Seiko 5,
si è messo bene, c'è l'artiglieria, no? Non dico l'artiglieria pesante, però c'è l'artiglieria, perché quegli altri così risparmiali quei soldi lì? Altro Seiko è un Seiko GMT, col bracciale Jubilee, anche questo sicuramente lo conosci, l'abbiamo visto in tanti dei tuoi video. Che dire, Niente. alcuni lo criticano, per me comunque nel complesso fedele un po' alla linea Seiko e diciamo che anche come prezzo per un GMT, insomma, Ma difficile sì. trovare di meglio dal mio punto di vista. Ma certo, va benissimo. Mondo Citizen, anche Oh. questo probabilmente il Tsuyosa. primo che ho preso, lo Tsuyosa, che conosci anche questo sicuramente benissimo. Secondo me anche questo un orologio che nel complesso rapporto qualità-prezzo altissimo, molto pulito, molto elegante. Mi piaceva anche il giallo, devo dire la verità. Poi alla fine ho optato su questo. Comunque non mi sono pentito. Un Ah no, bellissimo orologio. è un Best Buy. Altro Citizen è il nuovo Bellino ProMaster, questo, bravo. in questo quadrante giallo sfumato. Ero indeciso se prendere quello diciamo originale, lo 0040. Alla fine ho optato per Ma questo, sì, hai più che fatto altro per le bene. lancette, le altre non le riuscivo proprio a un po' a digerire. Anche E invece, sinceramente, sono più rappresentative le lancette dell'NY0040 e stirpe, piuttosto che queste qua Mercedes, che sono veramente svizzere proprio, no? Come estrazione. Le lancette Mercedes c'è la Rolex, altri orologi, sono svizzere. Le lancette dell'NY0040, del ProMaster, sono veramente giapponesi, come è giapponese Citizen, quindi sono un pochino più, secondo me, coerenti con lo spirito dell'orologio sportivo. Bello però anche questo, cioè lo prenderei anch'io, vediamo. Cioè, nulla da dire, però volendo essere precisini sono meglio quelle altre. questo orologio, ecco, questo invece un bracciale sicuramente di qualità superiore a quelli visti precedentemente. Diciamo che è un orologio comunque molto bello, molto valido Molto sotto tutti i punti di bello, ma vista. certo. Ecco, da tenere presente che molti di questi che vedi li ho presi anche, diciamo, di secondo polso, seppur in condizioni sempre pari al nuovo. Questo non tollero orologi, diciamo, usurati, e quindi però sono riuscito anche a fare discreti affari. Questo Bravo, Citizen, il ci fa Kamazu che abbiamo piacere. visto prima, e anche il Seiko GMT li ho presi, diciamo, usati pari al nuovo, e quindi anche con dei prezzi veramente, veramente concorrenziali. Ultimi tre, un po' più di nicchia, alcuni micro brand. Questo è un venezianico redentore da 40 mm, comunque un orologio elegante per me. Qualcosa non mi convince, devo dire la verità. Non dico pentito, però non lo so, forse uno di quelli che andrò a sostituire, Bene. anche se il bracciale comunque è bello, l'orologio fa la sua figura, però forse non lo so, non Ma so cosa ne pensi, ecco, di questo. come cosa ne penso di questo? Ma forse non ci siamo capiti, non seguite il mio canale. Io ho mosso delle critiche a Venezianico quando si chiamava Meccaniche Veneziane, ho mosso delle critiche in un paio di video e loro mi hanno mandato le lettere dell'avvocato per far togliere le critiche. Quindi cosa ne penso io di Venezianico? Lascio a te, amico mio, è tutto l'onere della risposta. Cosa ne penso? Non tanto degli orologi, ma di chi fa gli orologi. L'azienda, no? Le persone. Quindi se a me non mi piacciono le persone, non tengo in considerazione nemmeno quello che fanno. Cioè, che soddisfazione gli vuoi dare? Ancora andiamo sempre su un micro brand. Questo è un orologio che ho preso. Questo sicuramente non ti piacerà, lo so benissimo. No. Però è un orologio che per me per l'estate, comunque la combinazione di colori, il bracciale così con questo acciaio, diciamo, invecchiato, penso che per l'estate sia un orologio da indossare senza tanti problemi. Il prezzo è comunque esiguo, quindi anche se si rovina, è un orologio da mettere un po' così, ecco, per andare al mare.
Un orologio OOO, out of order, significa fuori servizio, no? Poi se hai fatto bene caso sul quadrante c'è scritto damaged in Italy, cioè rovinato in Italia. Sul fondello ci sono scritte altre cose, che ora non mi ricordo nemmeno cosa c'è scritto. Però mi sembra un pochino tutto uno scherzo, capito? Un gioco, non riesco a prendere sul serio un orologio che mi si presenta con scritto rovinato in Italia. Cioè, è come se un orologio svizzero mi ci scrivessero annaffiato in Svizzera. Cioè, ma me lo compro, no? Mi compro anzi un orologio serio, io, capito? Poi magari sono fatti bene. Tra l'altro sono di San Donà del Piave, esattamente dove, più o meno dove è Venezianico, e le aziende che fanno quegli orologi lì sono le stesse, più o meno, credo, no? Però, out of order, fuori servizio. Contento te. Mo' mi sto ricredendo, che hai preso 12 orologi. Pensavo, ah, però bello, ho preso un bel Sechino, un bel Citizen, oh. Poi venezianico e autoforder. E ultimo è anche questo un micro brand, ma stavolta non italiano, ma Va americano, che si bene, chiama anche Hoffman e è un mi piaceva molto, diciamo, questo color rosa opaco, salmone, diciamo così, e quindi preso più che altro per questo, per questa colorazione, questa estetica, diciamo, un cronografo un po' particolare rispetto a quelli ma cos'è? che magari si vedono Un in Seagull? giro. Va Niente, bene. questa è la mia collezione, piccola collezione, come ti dicevo, budget ridotto, però alla fine ci sono tanti errori che adesso cercherò in qualche modo di rimediare, però alla fine un senso penso che ci sia. Adesso magari nel corso del tempo cercherò di crescere anche Ma di livello, però certo, ma ecco, considerando che sono tutti acquisti da agosto 2023 ad oggi, insomma, sono soddisfatto per ora. bravo, Grazie. prego. Ciao, saluto, vabbè. Ciao. E niente, ora l'ultimo Hoffman lì, il cronografo, immagino incassasse il Seagull ST19 come in molti cronografi. Niente di che, niente di male, no? Però così per precisa, fare una precisazione, ecco. Niente, d'altronde devi esplorare, sei come i bambini che vogliono, no, giocare, toccare, fare, brigare, poi dopo ci battono col naso, bisogna dare i punti, sono le cicatrici della vita. E qua di cicatrici ne ho viste qualcuna, ho visto qualche cicatrice. I micro brand lì, quelli lì che hai scelto alla fine, giusto per gustare, per assaggiare, per forza, Venezianico, Out of Order, Hoffman. Fai bene a comprarli, fai bene, poi decidi te per i cavoli tuoi. Certo che quando ti ritrovi per mano un bel Citizen Pro Master come quello di prima, con tutto quello che c'è dietro, tutta la storia, tutta l'azienda che c'è dietro, dici, ma vale la pena spendere i soldini in quell'altra roba lì? Boh, ai posteri l'ardua sentenza. Comunque, voglio dire, sì, dai, alla fine ci sta che hai comprato 12 orologi, ora pensavo a un budget più gigantesco. Ma lì diciamo che invece che 12.000 come ho detto all'inizio saranno 5, meno di 5, 4. Avresti potuto prendere un orologio da 4.000. Fai un po' te. Il bello è anche quello lì. Ora magari te ne vendi due o tre di questi, li vendi, tre o quattro li vendi, ci fai quei soldini, ci rimetti qualcosa sopra e vai avanti, vai sopra. Piano piano vai sopra. Questa qua ti serve come base, no? La piattaforma di base. Tu assaggi, assaggi, gusti, provi, decidi, vedi il cuore, il cervello, cosa dicono e poi vai sopra, un pochino sopra, un pochino sopra, perché poi dopo riesci a capire quali sono quegli orologi che ti danno soddisfazione, che ti danno emozione interna e che ti fanno godere. Poi ce lo saprai dire nei prossimi video. Vai, bravo. Buonasera Davide, buonasera a tutti gli amici Sera, del canale. Sono amici. Lorenzo, ho 32 anni e mando questo video dalla provincia di Livorno. Bravo. Il mio piccolo viaggio nel mondo dell'orologeria inizia con questo Lorenz al quarzo in oro massiccio. Vabbè. Un orologio che non brilla per l'originalità del suo design, ma a No. cui sono molto legato perché l'ho avuto in eredità dal mio babbo che purtroppo se n'è andato quando avevo 16 anni. Ah, mi dispiace. Grazie a questo orologino inizio a pensare ai segnatempo non solo come contatori, ma anche come a testimoni del tempo, perché capisco che hanno il potere di farci sentire vicini e di ricordarci le persone che li indossavano e che purtroppo non ci sono più. Ecco che la mia passione Certo. nasce in questo modo primordiale, no? Affettivo, emotivo, e tutt'oggi quando vedo Certo, foto come questa, in cui ci sono io da piccolo e mio babbo al polso il solito orologio,
mi emoziono molto. Tuttavia, prima di arrivare ai primi acquisti, nonostante la passione sia sbocciata in me quando ero relativamente piccolo, passano molti anni. Nel frattempo, il mio fedele compagno è questo Casio Un casetto, digitale che ma mi tiene sì, un compagnia casetto. durante gli anni delle scuole superiori e poi successivamente durante quelli dell'università. Vi dicevo Bravo. che passano molti anni perché ho preferito dare priorità ad altri aspetti della vita e solo raggiunta una certa stabilità economica, lavorativa e familiare, ho sentito che era arrivato il momento giusto di pensare a un budget da dedicare alla formazione di una piccola collezione. Sono quindi entrato in gioielleria finalmente a ottobre 2023 e sono uscito con Oh, questo Hamilton Khaki scuba, Navi Scuba da 40 mm. è un bello orologino. Cercavo un orologio di buona qualità e che avesse un design abbastanza originale. Ho reputato che questo facesse al caso mio e non mi sono pentito dell'acquisto. È ben rifinito, al polso è molto presente ed è solido. La qualità del bracciale devo dire che mi ha stupito, è ottima. E incassa il Powermatic 80, lo conosciamo tutti, è un H10. movimento che ha molti pregi. Se devo trovargli un difetto è la scarsa fluidità della ghiera. Davide, io so che l'hai recensito, per questo ti chiedo se anche tu hai riscontrato questa caratteristica nell'orologio oppure se è un difetto del mio esemplare, perché se così fosse potrei mandarlo in assistenza per una valutazione. E chi se lo ricorda? Chissà quando l'ho recensito. Se non dico niente durante la recensione significa che non ho riscontrato problemi. Però poi vederlo così che lo giri, ma io non vedo nessun problema di fluidità, non capisco quale sia il problema riscontrato. Ora, come al solito, prima di mandare in assistenza un orologio, rischiando anche di fare una figuretta un pochino così, no? Magari va benissimo. E confrontati con chi ce l'ha già, qualcuno di persona o anche con altre ghiere di orologi, non lo so, mi sembra strano. Non ho visto nessuna mancanza di fluidità, la stavi girando. Boh. Ad ogni modo, questo Hamilton mi fa capire che il mio piano malefico di dedicare qualche soldino a questa passione sarebbe andato a buon fine. Mi è piaciuto molto indossarlo, ho capito che gli orologi automatici facevano al caso mio, e mentre pensavo a quale sarebbe stato il secondo orologio da inserire in collezione, ho rovistato nei famosi cassetti della nonna e ho trovato fortunatamente questo Seiko a carica manuale degli anni 60. Simpatico Incassa questo. il calibro 66A, referenza 80-50. Era sepolto in questo cassetto da circa 25-30 anni perché il mio nonno, quando questo orologio smise di funzionare, al posto di farlo revisionare, decise di comprarne uno nuovo e questo rimase lì. L'antitesi dell'orologeria. Tant'è che l'ho trovato in condizioni pietose. L'ho quindi fatto rimettere a nuovo, lucidando la cassa, cambiando il plexi che era inclinato, ovviamente facendo la revisione del movimento, che ora funziona molto bene, scarta pochi secondi al giorno. Il quadrante invece non l'ho ristampato perché ha preso No, questa lascialo così. colorazione molto particolare, quasi porpora, che lo rende unico. Ma sì, lascialo così, Gli lascialo ho così. abbinato questo cinturino in pelle invecchiata e mi sono preso la libertà di far incidere sul fondello la scritta Nonno Dino, perché mi piace pensare che la persona che a sua volta riceverà da me questo orologio in eredità Vabbè. si ricordi il nome del mio nonno. Ah, un perché. Lì per lì sono rimasto un attimino basito, nel senso, ma perché? Cioè, è l'oggetto che ti deve ricordare, no? Il nonno, è l'oggetto in sé perché era suo e lui ce l'aveva così. Nel momento in cui ti vai a modificare qualcosa, non è più quello che aveva lui. Quindi, nonno Dino, uno dice un attimino, va bene. Poi te, come scopo è quello di darlo alla tua prole e quindi fargli ricordare tuo nonno, che sarebbe il loro bisnonno, che magari non hanno mai visto, non hanno mai sentito parlare, e in quel modo lì gli rimane inculcato in testa il nome del bisnonno, no? A dinastia. Va bene, ha un senso, dai. Te lo appoggio. Come secondo orologio desideravo un Everyday Watch, un oggetto da poter indossare in ogni occasione, sportivo, Vai. e dopo varie ricerche la mia scelta è ricaduta su questo Tag Heuer Carrera calibro 5. Top.
è la referenza precedente rispetto a quella attualmente in catalogo, sì. Si capisce dal datario a ore 3 anziché a ore 6. Bravo. Ma anche se il datario a ore 6 mi piace di più rispetto a quello a ore 3, volevo questa colorazione del dial che purtroppo non è attualmente disponibile. Ho capito. Questa colorazione si vede un grigio particolare che al sole diventa molto chiaro, mentre in condizioni di scarsa illuminazione si avvicina al nero. Il diametro cassa è 39 mm, il che lo rende portabile da ogni persona, a prescindere dalle dimensioni del polso. Io ho un polso abbastanza piccolo, da 16,5 cm, e l'ho trovato usato, una buona occasione, e non ho esitato a farlo mio. È rifinito egregiamente. Quando si indossa, la qualità dei materiali si percepisce. Lo consiglio assolutamente a chi è in cerca di un orologio sportivo da indossare tutti i giorni. Io lo ricomprerei altre 100 volte. Bravo. Successivamente desideravo inserire in collezione un field watch e, dopo aver valutato i soliti noti, ho optato per questo Christopher Ward C65 Sandhurst della prima serie. Ho scelto lui perché come rapporto qualità-prezzo mi sembrava il migliore sul mercato in quel momento, perché appunto un orologio ben rifinito, è certificato cronometro incassando il Sellita SV200. Christopher Ward lavora bene, lo sappiamo benissimo, e questo qua è uno di quegli orologi che hanno anche un certo appeal, proprio carino, senza data, leggibilissimo, con quella corona gigantesca, la vedete, gigantesca, perché così deve essere. Christopher Ward lavora bene. Non ha una identità propria così forte, cioè non è che se gli levi il logo, spesso togli il logo all'orologio e non è che dici: ah, questo qua è un Christopher Ward. L'ideale sarebbe quello di essere riconosciuti anche senza sapere di che orologio si tratta, no? Togli il logo, pum. Invece svaria un po' di qua e un po' di là facendo cose, tante cose, però per l'amor del cielo fatte bene, fanno anche calibri di manifattura, glieli fa Synergie Horlogerie in Svizzera, che è un'azienda che hanno comprato loro, quindi l'SH21 mi sembra si chiami il loro calibro in house, che poi è uguale a un altro calibro che non mi ricordo, sempre lo fa, cioè l'SH21 lo incassano loro e lo incassa anche qualcun altro che però non mi ricordo chi è, va bene? 200 grado Cosc. Nonostante questo, quando mi è arrivato mi sono sentito un po' deluso, mi aspettavo qualcosa di meglio, un po' tutta la ramanzina, ma poi indossandolo giorno dopo giorno mi sono affezionato e ora l'ho capito. Le particolarità di questo orologio sono ovviamente la corona molto grande con il logo di Christopher Ward e la rifinitura di colore rosso, e il fondello che riporta l'incisione dello stemma araldico della Marina Britannica. Gli ho cambiato il cinturino, togliendo quello in pelle originale, abbinando questo in tela per rendere omaggio ancora di più alla sua natura militare. Passo a mostrarvi il mio ultimo acquisto. Diciamo, ho fatto mio questo Bravo. Tudor Black Bay 58. Lo conosciamo bene, ci siamo abituati a vederlo. È un orologio che vende tanto, un po' mi dispiace perché diventa inflazionato, però non ci si può fare niente, è un bel orologio, è normale che venda. Io l'ho scelto perché appunto ha un diametro da 39, è rifinito bene, certificato cronometro, spessore contenuto, sì. Un bel bracciale, e chi più ne ha più ne metta. Io... è un acquisto che consiglio importanti. Comunque la scimmia non è ancora domata. Questo è l'orologio che il mio nonno ha acquistato per mandare in pensione questo signore qua. E niente, era fermo da 10 anni. Fortunatamente la batteria non aveva rilasciato l'acido. Gli ho abbinato questo cinturino nato color senape che lo rende molto estivo. Sì. Dovrò farlo revisionare perché il disco data non gira più, e a quel punto però sarà, una volta revisionato, anche lui a tutti gli effetti parte della mia collezione. Bravo. Io ringrazio tutti per essermi stati a sentire,
E a te Davide in particolar modo voglio mandare un ringraziamento per questa rubrica, non solo per lo spazio che ci dai, ma soprattutto perché ci consenti di entrare in contatto con tantissime referenze e in questo modo noi possiamo poi autonomamente approfondire quelle che ci sono piaciute Bravo. di più. Un saluto anche agli amici del gruppo Telegram con cui condivido momenti di spensieratezza su base quotidiana. Bravo. E ragazzi, ci sentiamo in caso di aggiornamenti. Certo, non Love. vedo l'ora, non vedo l'ora. Sei un po' prolissino, diciamo la verità, no? 9 minuti e 46, io lo pubblico proprio per grazia ricevuta, ma se vi dico state sotto i 7, 8, perché me lo devi fare di 9:46 sproloquiando? Non si sa, non si sa. Allora, di tutti questi orologi, bello, il Tudor Black Bay 58, no, è la punta di diamante, come si suol dire, te lo promuovo, blu anche particolare, diverso dal solito, ma quello che mi colpisce di più è, non ci crederai, ma è il Seiko Quartz del nonno, l'ultimo che hai fatto vedere, perché proprio c'ha la S e la Q sul quadrante, significa che è uno proprio di quelli della prima ora, uno della prima ondata del primo decennio dei Seiko al quarzo, quindi anche il suo valore storico, e farlo sistemare, farlo riparare, perché ne vale la pena, ne vale la pena sia dal lato affettivo che anche da quello storico, tecnico, no, rappresentativo del marchio. Poi non hai altri Seiko, però un giorno magari avrai una bella collezioncina di Seiko, e quello lì rappresenta un punticino. Poi per il resto continua pure così, che vai alla grande. Bellino anche l'Hamilton Scuba, ci piace. Il discorso della ghiera che non ruota, ma che ne so io, ma mi sembrava che andava tutto bene. Comunque, prossimo video, vai. Ciao Davide, un saluto a Ciao. tutti gli amici del canale. Vorrei Saluto. presentarvi la mia simpatica collezione Vai. partendo dall'orologio del giorno. Cos'è? Ah. Seiko 5, quadrante SNX. argento, Bello. orologio Grande. da tutti i giorni Tutti, che proprio tutti. indosso molto volentieri, Con nonostante piacere. non sia un campione di leggibilità, Fa ma come si suol dire, fa il suo. il suo, ecco fatto. Passiamo al mio primo orologio di quando ero ragazzo, anni 90, Swatch, Ci sta. configurazione oro e cioccolato. Cioccolato, bravo. Sei un. Discretamente conservato perché ho rimosso la batteria, perché la batteria è nostra nemica e quindi per Lo gli sai. orologi fermi da tanto tempo va rimossa. È in fingarda. Oh, che bello Seiko questo. Prospex, Tortoise. la cosiddetta tartaruga di terra. Eh sì, l'ho recensito. Questo è un acquisto che ho fatto per sostituire il King Turtle che avevo prima. Bellissimo Perché? orologio, ma purtroppo col suo diametro 45 era forse un po' troppo impegnativo per il mio polso. Siamo Diciamo sempre al solito. che facevo un po' fatica ad indossarlo, date le dimensioni, il peso, eccetera. Quindi ho voluto andare su questo Prospex di diametro 40 e mezzo, molto più Sì, va indossabile bene. e comunque molto molto bello. Comunque, questo qua è un orologio di estrazione terrestre. Si vede anche dalla ghiera nella quale sono riportati i quattro punti cardinali. C'ha sempre 200 metri di impermeabilità. Voglio dire, ci puoi anche andare al mare e fare quello che vuoi. Però è stato creato appositamente per le situazioni terrestri, o perlomeno. Poi, insomma, il datario tra ore 4 e ore 5, ad esempio, corrisponde ai dettami delle certificazioni ISO per i sub, no? Al momento sono cambiati, quindi non è che la data deve essere lì, è che l'indice a ore 3 deve essere ben visibile secondo le normative, quindi la Seiko l'ha spostata lì, in quel punto lì. E questo, volendo, rientra anche in quella normativa lì. Il Tartle da 45, quello che dici te, è quello. Perché deve essere così, lo dovresti indossare nelle situazioni acquatiche, marine, barca, quello che ti pare a te, in quel contesto lì. Allora lì ha la sua ragione di esistere, cioè devi subito vedere l'orario, deve essere ben presente al polso, bla 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 bla. Non è che è nato per essere utilizzato in un contesto urbano, no? Vado a fare un cocktail, vado a fare un aperitivo con il Tartle da 45. Ma dove vai? È un tool watch. Quello te lo devi mettere quando vai con la barchetta in mezzo al mare, anche a pescare semplicemente, oppure a fare una piccola immersione, oppure a fare una gita di panoramica, no? Restando in casa Seiko, Oh, Presage Cocktail. paesage.
il quadrante parla da solo, orologio bellissimo. Sono stato anche Paesage. molto fortunato perché questo 4R35 scarta solamente 4 secondi al giorno. Miracolo. Incredibile, ma vero. Ogni tanto Il capita, eh. bracciale è ottimo, nonostante, come sappiamo, gli orologi di fascia medio-bassa hanno sempre il bracciale come punto critico, ma devo dire, sono stato molto soddisfatto di questo Meno acquisto. male, sono contento, dai. Anche bianco, anche questo, però che palle. Passiamo al mio diver, Eccolo qui. Orient Kamazu, in questa particolare configurazione, nera, con Strana, indici e particolare. sfere oro. Questo sì che è un campione di leggibilità. Qui Sì, però. l'orario lo vedi da qualsiasi Sì, punto. però. Ho scelto. È un po' sgargiantino, nel senso che la cassa così, con questa finitura così metallizzata scura, mi piace anche, mi piace. La ghiera dorata con gli accenti sul quadrante dorati non c'entrano una minghiola su un orologio da sub, dai, diciamo la verità. Però te lo vuoi utilizzare per andare a fare aperitivo con gli amici, vuoi far vedere che c'hai l'orologio d'oro, e allora contento te, contenti tutti. La versione col cinturino in gomma perché il bracciale Orient, come sappiamo, non è il massimo, quindi Cioè, proprio cinturino in gomma con accenti dorati, è proprio veramente, cioè, l'antitesi dell'eleganza, cioè, della ragionevole accoppiata, cioè, proprio veramente l'antitesi. Gomma con cinturino, vabbè. Poi vabbè, ci sono anche i Rolex che ti vendono l'Oyster Flex con gli orologi d'oro, boh. Vabbè, forse ho detto una minchiata, forse, vabbè, dai. va bene così, fa il suo. Fa il suo, bravo, ci piace quando sei così loquace. Questo è il pezzo forte della mia Bello collezione. questo. Eberhard Extra Fort Grand Taille, Sì. nella versione con ruota a colonna. Diametro 41,5, movimento 77,50. Orologio molto bello. Bello, eh. Ora ci sono quelli da 39. Fatto bene, si indossa benissimo. Ci piacciono quelli da 39 anche. Ottimo lavoro di Eberhard casa sì, Eberhard. Eberhard sì. Bianco anche questo. Ti piacciono i bianchi? Proprio. Infine, l'ultimo acquisto, Nomos Club Campus. Bellino questo. Quadrante champagne. Il punto forte di questo orologio è sottile, leggero, si indossa che è una meraviglia. Non si sente nemmeno il polso. È bellino questo, a parte il quadrante così che Forse non. scarta qualche secondo di troppo perché qui siamo nell'ordine dei 14-15 secondi al giorno, Oh, ma però. probabilmente sarà la mia versione. Di Capito. solito in giro sui forum ho letto che fanno meglio. Strano, Sono un po' indeciso se lasciarlo così oppure farlo magari sistemare. sistemare da chi? Che senso? Chiudo il video con una domanda. Sto pensando di acquistare un orologio di forma ed ero deciso sul Longines Dolce Vita. Se ne parla sempre troppo poco, a mio avviso, anche perché esteticamente lo preferisco al classico Cartier. Non so, ti chiedo tu cosa ne pensi? Un Cosa ne penso? abbraccio e a presto. Un abbraccio a presto. Cosa ne penso? Penso che se ne parla poco perché vuol dire che va poco, vuol dire che in pochi lo acquistano. Purtroppo quando si parla di orologi di forma rettangolari, quadrangolari, quadrati, no? Si paga lo scotto del design di chi ci è arrivato, diciamo, non chi ci è arrivato prima, dei più famosi, appunto il Tank, Jaeger LeCoultre Reverso, Cartier Santos, quelli, no? Vengono visti come l'archetipo da prendere come esempio. Ma siccome non tutti ci possono utilizzare, ci possono arrivare economicamente, molte case si cimentano negli orologi rettangolari. Mi viene in mente anche Oris, li ha fatti, poi sono scomparsi dal catalogo. Che altri ne ha fatti rettangolari? Anche Tissot, quelli con la cassata a nodo, diciamo, non vanno. Sinceramente, se ne vedono pochi. Sono poche le persone che comprano orologi rettangolari di marche minori rispetto a Cartier, Jaeger-LeCoultre o che dir si voglia. È così.
Chiaro che se a te piace, nessuno ti viene a dire niente che c'è un longino in evidenza al polso, ma per l'amor del cielo. Marchio ottimo, qualità ottima, sta a te. Ma poi il bello anche di questo hobby è riuscire a rompere certi tabù, no? A infrangere le regole anche volendo. Nel senso che non è che bisogna comprare gli orologi che vanno per la maggiore che piacciono a tutti. Certo, se piacciono a tanti, un motivo ci sarà. Però spesso è anche emulazione. È più piacevole avere un orologio che indossano in pochi e che te indossi con fierezza, purché ti piaccia, naturalmente. È in modo che quando ti vedono che te sei una persona fuori dal coro, uno che ha le proprie idee, le proprie scelte, i propri gusti e non si fa infinocchiare dagli altri. Capito? Cosa voglio dire? Quindi fai te. Perché se ne parla poco, te l'ho detto. Per quanto riguarda il Nomos, lì che va avanti così tanto, stavo per dirti. La punta di diamante, piuttosto che l'Eberhard, sarebbe il Nomos nella collezione, che ha un calibro di manifattura, un calibro in house, di architettura proprietaria, no? Quindi sarebbe quello, volendo essere un po', no, tecnicamente puntigliosi. In realtà mi piace più l'Eberhard che non il Nomos, che è abbastanza sempliciotto, come anonimo. Non mi piace il quadrante così California, anche se non è propriamente California, cioè quelli con la parte superiore con i numeri arabi e inferiore con i numeri romani, no? Non mi piace, non mi piace. Comunque 14-15 secondi sono tantini, pensando al fatto che il calibro è in house, quindi fanno tutto loro, regolano, fanno e brigano, dovrebbero dartelo abbastanza preciso e come dici te, solitamente sono precisi. Non so se tenerlo così o fartelo sistemare. Qual è? Non ho capito da chi fartelo sistemare. L'hai preso usato, l'hai preso nuovo, è ancora in garanzia. Se è in garanzia, non so quali siano le specifiche che dà Nomos, però potresti avere anche uno scambio di email con loro, con il servizio assistenza, per appurarti, per fargli presente questa cosa qua. Magari sono loro che dicono, lo rimandi che lo sistemiamo. No, magari vogliono essere super precisi col cliente, farsi ben volere. Altrimenti, se l'hai preso usato, devi andare a farti sistemare un orologiaio indipendente. È un calibro di architettura proprietaria. Non so che calibro ci sia dentro. Potrebbe esserci anche l'Alfa, non lo so. L'Alfa, che poi era un derivato dall'Unitas dell'ETA. Quindi va bene, dai. Comunque, begli orologini, dai, ti promuovo. Mi è piaciuto più di tutti l'Eberhardone, dai. Quelli da 41,5 euro li fanno da 39, anche Panda, Reverse Panda. Cioè, belli, bello. L'Eberhard Extrafort ci piace. Boh, ragazzi, a me mi sembra di aver detto tutto. Vi ringrazio per essere arrivati fino a qua. Spero vi siano piaciuti i video. A me sono piaciuti. Abbastanza, niente di particolare, ma abbastanza simpatici, come si suol dire. Hanno vinto il premio simpatia. Vi ricordo gli appuntamenti fissi che, come sempre, sono quando voglio io, il più spesso possibile, qui su YouTube. Love.